Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Dell'angusto baracca, l'unico elemento che si è fatto onore anche sotto la pioggia è stato lo splendido manto erboso sul quale Venezia e Vicenza si sono date battaglia. In tribuna si disquisiva tanto di potenzialità, chi sosteneva che le due formazioni si equivalgono, chi sottolineava la superiorità del Venezia. Ineccepibile comunque la vittoria dei Lagunari. Intorno al quarto d'ora di gioco la prima occasione gol. Trevisan blocca il tir Donadoni in fuga verso l'area biancorossa. Poggi, incaricato della battuta, colpisce il palo sinistro ed in qualche modo il pericolo viene sventato. Scatenato, il duo Perrotti-Caverzan si cimenta in gradevoli quanto efficaci scambi in area avversaria. Fino al 27esimo, quando il pallone va vicinissimo alla rete dopo una confusa azione bloccata in qualche modo dai difensori biancorossi. Un incontro che è stato anche maschio, con i vicentini pronti a fermare i lagunari senza tanti complimenti. In chiusura della prima frazione di gioco, Frascella ha un bello spunto sulla fascia destra, crossa al centro ma il pallone non viene agganciato dai compagni. Nel secondo tempo il Venezia fa subito capire le proprie intenzioni, ma è il Vicenza a sorpresa a portarsi in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Rivediamolo, Zammuna era la battuta, Carillo raccoglie il pallone ribattuto e lo scaglia in rete con Bosaglia in tuffo. Vi sono polemiche sul gol per un fallo commesso su Frascella prima del tiro a rete. Con un altro calcio piazzato il Vicenza sfiora il palo sinistro e la seconda rete. Il Venezia si riprende dopo la doccia fredda, qui Poggi per la corrente Perrotti che viene anticipato da un difensore avversario. Al 13esimo un episodio che riequilibrerà la situazione. Caverzan prova il tiro, Bellardinelli glielo impedisce con le mani. A rigore per l'arbitro Munghetti di Cesena. Solimeno realizza, spendendo il pallone alla sinistra del portiere dal bianco. Il gol del vantaggio arancioverde arriva dopo una decina di minuti controllati ancora dai lagunari. È il 27esimo e Castelli, creduto dai vicentini in fuorigioco, spedisce in rete il pallone del 2-1. Dal bianco gli corre incontro, come vediamo nelle immagini, e la giovane punta lo scavalca. Anche questo un gol con proteste, Trevisan viene ammonito. Al 32esimo Filippini tutto solo sulla destra conclude la sua volata con questo diagonale violento ma impreciso. La situazione rimarrà invariata sino al termine dell'incontro, nonostante la doppia sostituzione nelle file del Vicenza, Cantarutti-Conte per Carillo Caramel, volta a proiettare la squadra in avanti. Vince un Venezia, ora capolista e sempre più da Serie B. Perde un Vicenza, costretto a navigare in cattive acque in un campionato per lui fasullo. Un grande affare per chi se ne prenderà cura. L'ultima nota riguarda il pubblico locale, mai come oggi, così numeroso e caldo.